Ciao ragazzi, oggi io e il maestro, che intanto si fa la barba col coltello, facciamo una pasta alla zozzona. Da zozzi. Da zozzi. Come la vuoi fare? In origine dovevo farla solo io, però per i più attenti, la pasta alla zozzona l'abbiamo già fatta in zenitale, quindi i video quelli dall'alto che tanto vi piacciono, ed era andata super bene, per cui abbiamo detto facciamola anche su YouTube, e volevo farla io, però poi ho detto è una ricetta del maestro. Sì, hai chiamato il maestro, ma è una ricetta super facile, non ci vuole il maestro per farla. Ma facciamo un excursus sugli ingredienti, perché è così zozza? È bella zozza perché ci sono un sacco di ingredienti saporiti, gustosi e grassi. Faremo una base con pancetta affumicata, salsiccia, grasso più grasso, cipolla per dare un po' di spinta aggressiva, che ci sta bene. Sempre. Poi abbiamo a mantecare la panna con il tuorlo d'uovo, quindi due grassi combinati, e il pecorino, un altro grasso. E vedo tre pomodorini per... tre pomodorini di numero per dare acidità, no? Certo, per sgrassare. Per sgrassare. Un po' di vinello bianco per deglassare, perché ci sarà una bella situazione caramellata. E via. Sai cosa faccio? Io inizio ad accendere la padella e comunque ci metto un velo d'olio. Beh, perché... per ingrassare. Sembra che la ricetta lo richieda. Certo, vabbè, un po' ci vuole. Okay. Poi abbiamo la pancetta, a cui vado a togliere un po' di cotenna. Saranno 100 grammi, più o meno, no? Tu che sei il grammatore, quanti sono questi? Secondo me saremo su tra gli 87 e i 92. Io intanto vado, che qua secondo me la situazione si è scaldata. Quindi si parte con la pancetta perché ti tira giù un po' di grasso, no? Certo. Ci sta. Io intanto do una battutina alla salsiccia, deve venire fuori una specie di ragù. Togliete il budello prima alla salsiccia. Sì, l'avevo già fatto, infatti vedete che era tutta a pezzettini. Mi ricordo che avevo fatto una ricetta tipo i Malloreddus con la salsiccia, così avevo tolto il budello e tipo un sacco di commenti sotto: e del budello cosa ne hai fatto? Che ho detto non lo so ragazzi, avete ragione. E c'erano quelli che mi dicevano potrebbe andare a metterlo in un brodo vegetale. E dici poi è poco vegetale. Poi non è più vegetale. È una ricetta non equilibrata, per cui lo so che il colesterolo sale a 1000, c'è un sacco di grasso animale, è vero. Ovviamente è una ricetta che può essere mangiata una volta ogni tanto, cioè fatene il giusto uso. Hai presente quando viene nelle pubblicità degli alcolici bere responsabilmente? Responsabilmente. Ecco, pasta alla zozzona, mangiare no. Responsabilmente. Allora, qua stavo andando a pettine, ma no, facciamola a fettine grossolana, si deve sentire, eh? La tagliamo bella sottile in modo che cuocia in poco tempo, eh? Quando cucinate con la salsiccia, soprattutto in questa prima fase, concentratevi bene sul fuoco in modo tale da sgranarla bene. Cioè il grasso e la proteina deve un po' caramellare e attaccarsi al fondo. Yes sir. In modo tale che poi col vinello la deglassiamo dopo. Esatto. La situazione deve essere questa. Deve essere una situazione caramellosa, una situazione dove le proteine della nostra carne si attaccano sul fondo della padella. Ed è per questo che non usiamo una padella antiaderente. Se usi la padella antiaderente per fare la zozzona hai già perso. Non vai sei con la zozzo. Cipolla inside. Allora io ti anticipo una domanda dei nostri follower: perché non siamo partiti con un soffritto di cipolla e abbiamo messo la cipolla dopo aver messo la pancetta e la salsiccia? Perché se tu metti prima la cipolla, anche se la fai rosolare bene, gli fai perdere tutta l'acqua, e poi vai a mettere la salsiccia, è difficile farle prendere un bel colore bruno. Allora, io darei una sfumatina. Sì. La grattiamo bene e facciamo una doppia sfumata. Questa è la scuola, Zambello, vai. Vinello bianco, così. Perfetto. E poi deteniamo un pochino e andiamo a deglassare bene tutto il fondo. E caliamo la pasta. Pasta, ho scelto dei rigatoni. Quanti? 220 grammi. Almeno. Per due. Per uno. Rigatone perché nell'originale che ho trovato ai tempi c'erano i rigatoni. Pomodorini. Su tutta questa bendidio di roba, quindi una cipolla, 100 grammi di pancetta, circa 200 di salsiccia. Tre pomodorini, non di più, eh. Allora, intanto, mentre Andrea grattugia il pecorino, io vi faccio vedere qua, no? Allora, sto spaccando un po' questi pomodori in modo tale che tirino fuori un po' della loro acqua e rendano la situazione un pochino più umida, danno un po' di acidità, che ci sta benissimo, ovviamente. E poi un'altra cosa importante che non vi avevamo ancora detto... Sale! È vero, lo sale. Intanto mettiamo sicuramente un po' di pepe.
Sì, hai ragione, perché poi saliamo la pasta, saliamo c'è il pecorino romano che è sapidissimissimo. Ti aspetterei, per unire ancora meglio gli ingredienti, mestolo di acqua di cottura. Check. È troppa pasta. Ma va, Andre, minchia la zozzona. Diatribe culinarie. Ma sa di... l'odore è tipo... sembra tipo di costine di maiale. Bomba, oh! Ci prepariamo la cremetta, vuoi svelarla tu? Cremetta la facciamo con tuorlo d'uovo e panna. Per rompere il guscio dell'uovo, sempre su una superficie piana, ragazzi. E così rischia meno di rompersi. Me l'ha rubata questa, eh? L'ho rubata dalla quarantena. Io poi faccio sempre così per separare il tuorlo e l'albume in maniera easy. Lo prendo. 2 secondi. Quindi un tuorlo d'uovo, circa un cucchiaio di panna o latte. Nell'originale c'è il latte, io ci ho messo la panna per insozzarla ancora. Secondo me ci vuole sale. Ci vuole uno zig di sale. Come lo vedi il peperoncino in questa pasta? Effettivamente, mettiamocelo. La pasta, la padella, ha raffreddato un po'. Ci teniamo qua un po' di acqua di cottura che non si sa mai. E vai con la magia. Mescoliamo tuorlo d'uovo e panna. Giù, sei pronto? Vai, giù, giù, sono pronto, sono pronto. Io direi che possiamo metterci anche intanto un po' di pecorino, che ne dici? Io ho tenuto anche il peperoncino, se lo vogliamo mettere, sbriciolo? Pochissimo, sì. E pecorino, una volta perché straccia facile. Oh, vai, vai, che questa è un godere. Questa è buona strana. Guarda come sta legando, ancora un goccio. Vai, vai di acqua di cottura. Meravigliosa cottura, vai. Meravigliosa cottura. Pronti all'impiattamento? Guarda che bella, guarda come casca, tutta, tutta. Altro pecorino. Altro pecorino, così a nuvola, a neve. Sopra, ma che roba, zio. 2 forchette. La pancetta affumicata, devo dire che gli dà quel tono giusto. A mio avviso, a me piace così almeno. È vero, giusto. Pasta, rigatone. È bello perché il rigatone tiene sempre una bella corposità. Il piatto, ovviamente, è un piatto ricco. È quel piatto che ti regali quando ti lascia la tua fidanzata, quando la vita ti va particolarmente male, regalati la zozzona. Maestro, bene. Sempre un piacere. Super, venuta bene. Alla prossima. Ciao.